Oggi continuiamo il capitolo numero 36, il racconto di Cristina e della nuova terra e corpi e quello che vedremo. Andiamo avanti con una domanda di Dolores. Quindi altri verranno lasciati sulla vecchia terra? Sì, quelli che sceglieranno di restare resteranno. Dovranno affrontare molte difficoltà, non è vero? Sì. L'intero pianeta ed era spaventata. Ho appena visto l'intero pianeta esplodere. È orribile, non è vero? Cosa pensi che significhi? Non lo so, l'ho solo visto esplodere, ma ho anche visto la nuova Terra. C'è questo luogo stupendo, pacifico e armonioso, che è nella quinta dimensione. Quando ti mostrarono l'esplosione del pianeta, era solo simbolico? Come se quella terra non esistesse più per coloro che fanno il passaggio? Beh, la gente che ha fatto il salto sta osservando ciò che sta succedendo. Possono vedere. Adesso esploderà. Mi stanno dicendo, non devi perderti in ciò che succederà perché ti devi focalizzare sulla luce. Questa è la sfida maggiore per coloro che andranno sulla nuova terra. La sfida è di non rimanere intrappolati in ciò che sta per succedere, perché questo è ciò che ci trascina nella terza dimensione. Questo è ciò che succede a molte persone che erano su un sentiero avanzato. Sono stati tirati indietro perché si sono fatti coinvolgere nella paura, tristezza, rimpianto e tutta quella roba nera. Quindi mi stanno dicendo, non hai bisogno di saperlo perché non servirebbe a niente. Anche se fosse noto. Allora, ciò che mi stanno dicendo è focalizzati sulle cose belle, focalizzati sul fatto che ci sarà questa fantastica nuova esperienza, nuova dimensione che molte persone della Terra si sposteranno lì, in molti sono già lì. Mi è stato detto che non appena si passerà dall'altra parte, si resterà nello stesso corpo fisico in cui siamo ora, che verrà semplicemente trasformato. Sì, resterai nello stesso corpo, ma cambierà. Quindi si può fare senza morire o lasciare il corpo, è proprio come un processo completamente diverso? Sì, basta attraversare. Christine l'ha già fatto e sa come farlo. L'ha fatto e capisce come funziona. Ma sarà molto triste perché molte persone non capiranno cosa sta accadendo. È difficile per molte persone, vorrei dire ordinarie, che non hanno alcuna idea, eccetto la religione che le è stata insegnata. Non sanno che questa cosa sia possibile. Sì, ma loro non sono ordinari. Sembrano solo ordinari, indossano una maschera, stanno cambiando. Ma ci sono ancora molte persone che non hanno ancora minimamente pensato a queste cose. Sì, ma sceglieranno di non svegliarsi e questa sarà la loro scelta. Dobbiamo rispettarla. Gli è stata data l'opportunità, come a tutti gli altri sulla Terra, e hanno fatto questa scelta. E questo va bene, è ok, va bene così. Quindi, se devono andare da un'altra parte per lavorare sul loro karma negativo, questo fa parte della loro evoluzione? Sì, riesci a vedere la maggior parte della gente che si evolve verso la prossima dimensione? No, non la maggioranza. I numeri a un certo punto non sono importanti perché quel che sarà sarà. Più persone possono risvegliarsi e fare il viaggio, più persone ci saranno. Ecco perché siete così tanti a fare questo lavoro, per aiutare la gente ad aprirsi al viaggio, lasciare andare la paura e a passare attraverso a quel vuoto dove ogni cosa è possibile, dove la nerezza risiede. Questo è ciò che voi tutti state facendo e avete bisogno di farlo. Poi tutte le persone a cui parlate escono e lo fanno anche loro. Potreste non esserne consapevoli, ma vi state comportando esattamente come il Cristo. Tutti coloro a cui parlate diventano discepoli, assimilano e anche loro risvegliano altre persone. Funziona così e succede presto. Succederà. Tutto molto presto. Hai una mezza idea del periodo preciso? I prossimi anni saranno
sento dire la parola punto decisivo, sarà il punto culminante. Significa che chi non ha deciso per allora verrà lasciato indietro, è il momento critico. Ma ci sono paesi interi che non sono pronti per questo. Ecco perché sto pensando che ci saranno troppe persone che non ce la fanno. Poi Christine dice: troppe cose stanno accadendo di quanto non si sappia. Vedo paesi dove la gente viene perseguitata. Questo succede per risvegliare la spiritualità, perché le persecuzioni hanno questo effetto. Quando la gente subisce delle persecuzioni o quando devono affrontare la morte o quando devono affrontarne errori, gesta umane, si accende la fiamma che risveglia le persone. Questo è lo scopo della maggior parte di queste persecuzioni contemporanee. Assicurarsi che la gente si risvegli. Quindi anche qui c'è un lato positivo. Wow, questo è pazzesco. Ecco perché mi si dice sempre di non giudicare, perché anche questo aiuta. Ecco perché mi si dice sempre che non tutto è come sembra. Wow. C'è qualcosa in particolare che lo innesca o attiva? È come se scendesse il sipario e non mi fosse permesso di vedere. Mi dicono solo che sarà la fine di una e l'inizio di un'altra. Adesso stanno cercando di farci andare in guerra. E qui Dolores sta parlando del 2002, che abbia qualcosa a che fare con questo. E qui Christine fece un lungo sospiro. Ho paura che questo sia il test. Dicevo che in molti sono sotto esame. Non lo sapevo in quel momento, ma lo so adesso. Tutto questo fa parte del test. Se possiamo restare distaccati, è come se dovessimo creare il nostro, è come se ognuno di noi fosse l'universo. Tutte le parti dell'universo risiedono qui, e mise la mano sul suo corpo. E se teniamo questo universo qui, questo corpo? Sì. Se lo teniamo in pace e in armonia, allora avremo passato il test. Allora saremo in grado di superare qualsiasi cosa. E tutto ciò che sta accadendo nel mondo è essenzialmente un test per tutti noi. Vorresti dire che servono per non rimanere bloccati nella paura? E sentite qui cosa dice Christine. Sì, spegnete la TV, non ascoltatela, non leggete il giornale. Non vi perderete in queste cose. Qui il vostro mondo è ciò che vi create e, in quel caso, nuovamente toccò il suo corpo. Nel tuo stesso corpo, sì, nel tuo stesso spazio, proprio qui. Questo qui è il tuo universo. Se ogni persona crea pace ed armonia nel proprio universo, allora quello è l'universo che stanno creando in quella terra della quinta dimensione. Più persone riescono a creare pace e armonia in questo universo del corpo, più persone ci saranno in questa nuova terra della quinta dimensione. Le persone che non possono creare pace e armonia in questo universo del corpo non passeranno il test. Questo è il test. Stiamo cercando di farlo per evitare che la guerra abbia luogo o almeno per ridurla. Mi dicono che non importa cosa stia succedendo, perché alla fine è solo un gioco. Le cose che stanno accadendo ci sono solo per una ragione. La ragione al momento è di testare ogni essere umano per scoprire dove si trova nella loro evoluzione personale. Quindi, se manteniamo pace e luce qui, nel corpo, non dobbiamo preoccuparci se c'è la guerra o no. In ogni caso, è solo un'illusione. Ma in questo momento sembra molto reale e potrebbe avere conseguenze molto devastanti. Sì, ma questo è solo paura per ogni individuo. Il nostro lavoro è di aiutare ogni persona a trovare la pace qui e fa ancora segno nel corpo. Ovviamente, quando si uniscono le persone che hanno pace e armonia nel loro universo del corpo, allora si diffonde questo invece della nerezza. Ciò creerà un intero nuovo mondo. Se tu avessi ricevuto tutte queste informazioni agli albori del tuo lavoro, ne saresti rimasta sconcertata.
È la stessa ragione per cui stanno dicendo: non ti diremo esattamente ciò che accadrà, non sappiamo con certezza cosa accadrà, né ti diremo ciò che sappiamo perché non hai bisogno di saperlo. Tutto ciò che devi fare è focalizzarti qui e fa ancora vedere nel corpo, nel tentativo di creare il paradiso sulla terra, ogni essere umano nel tentativo di creare il proprio paradiso terrestre. Questo è tutto ciò che dovete fare. Unitevi tra di voi nel tentativo di creare questo vostro paradiso sulla terra e poi espandete questa energia all'esterno. Prima che ve ne accorgerete, avrete cambiato il mondo. Non dovete nemmeno pensare al mondo. Ciò su cui vi focalizzate è ciò che create. Pensate alla pace. La cosa principale che la gente deve capire è che ciò su cui si focalizzano si espande. Così, se le persone si focalizzassero e potessero rimpiazzare le premonizioni con qualcosa di meraviglioso che vogliono che succeda ed espandessero quello, allora sarebbero in grado di creare il loro paradiso sulla terra. Mi fanno vedere che nel tuo libro Convoluted Universe, libro 1, dai una descrizione del pensiero. Mi dicono di ricordarti di questa descrizione. Parli di una sfera d'energia che è della dimensione di un accino d'uovo. Quella sfera ha dei filamenti d'energia. Sto cambiando questo mentre ne parlo. Filamenti d'energia che si intrecciano e si attraversano. Questi filamenti possono fare ciò che vogliono. Sì, possono separare, possono diventare quattro filamenti d'energia, possono intrecciarsi, possono moltiplicarsi, possono tornare indietro, possono comprimersi, possono fare assolutamente qualsiasi cosa. Questa è la sfera delle possibilità. Quando pensate un pensiero, non solo appare, diventa un filamento di energia, diventa energia. Più energia li dai, più si rafforzano e poi si manifestano, diventano reali, diventano fisici. Se emani un pensiero che ci sia pace e poi pensi: oh, ma quella guerra sta solo peggiorando, oh, quei politici stanno facendo un errore, indebolisci l'energia e i filamenti positivi che hai proiettato. Così dobbiamo insegnare alla gente ad emanare pensieri positivi e a rinforzarli con gli altri pensieri positivi e molti altri pensieri positivi. Dobbiamo insegnargli che quando uno di quei pensieri negativi entra nella loro mente, non solo possono lasciarlo andare, ma possono rimpiazzarlo con un pensiero positivo, così che riescono a ingrandire quella sfera di energia, di possibilità a cui stanno contribuendo. Dobbiamo insegnargli a fare questo. Non sanno come farlo. Mi dicono di dirti di ripetere che è un'illusione. Non so perché mi dicono di dirti questo, ma insistono che se la gente riuscisse a pensare a questo conflitto nel Medio Oriente come a un film, questo li aiuterebbe. L'altra cosa che mi dicono di dirti è che per ogni azione loro possono creare un'opposta reazione. Dove c'è nascita c'è morte. Tutti devono lasciare andare qualsiasi forma di avidità, dominazione, materialismo, qualsiasi limitazione che li interrompe dal fare questo lavoro. Deve essere rimosso perché queste limitazioni non serviranno nessuno nella nuova terra. Non ci sarà bisogno di denaro in sé per sé. Quindi, perché preoccuparsene? Coloro che stanno lavorando per la Terra, per l'universo, ricevono ciò di cui hanno bisogno e continueranno a riceverlo. Ciò di cui avete bisogno verrà da voi. Dite questo, cosa ci dice qui. Quindi è arrivata l'ora di scartare l'etica del lavorare per fare soldi. State lavorando per cambiare la Terra. State lavorando per salvare questa situazione. Questo dovrebbe essere la forza trainante. Deve provenire dall'amore e dal servizio. Questa è l'unica maniera per massimizzare questo sforzo. Deve derivare dall'amore e dal servizio, non dall'avidità. Mi è stato detto che l'amore è l'emozione più potente. Sì, l'amore guarisce.
E qui Dolores dice che la gente durante i miei seminari mi chiede sempre cosa devo fare per passare alla nuova terra. E loro dicono che ci sono due cose importanti che si deve scartare. La prima, come ho appena spiegato, è la paura. La paura è un'illusione, tuttavia è l'emozione più forte che hanno gli umani. Deve essere eliminata o vi tirerà verso la vecchia terra. Dico sempre alla gente di fare tante, tantissime domande. Non credete a tutto ciò che sentite e leggete. Pensate con la vostra testa. Non concedete a nessuno il vostro potere. Fatevi un'idea e scoprite da soli ciò in cui credete. Potrebbe non essere la mia verità, ma sarà la vostra verità perché l'avete scoperta voi. Non vi sorprendete se quella verità cambia. Impariamo costantemente. Rimanete flessibili, non permettete alla paura di offuscare la vostra capacità di comprendere fino al punto di non essere in grado di pensare da soli. La seconda cosa che dovete eliminare è il karma. Accumuliamo karma vivendo molte, molte vite sulla terra, spesso con le stesse persone, ripetendo gli stessi errori. Ecco perché si chiama la ruota del karma. Continua a girare e rigirare e ci blocca nelle stesse abitudini. Io chiamo il karma bagaglio e spazzatura e ci portiamo dietro. Dovete eliminare la sporcizia per poter ascendere. Abbiamo avuto tutte delle brutte esperienze nella nostra vita. La vita funziona così. Ho scoperto che accettiamo eventi e situazioni al fine di imparare. Quando la gente mi parla delle loro esperienze negative, le chiedo: hai imparato qualcosa da quello che è successo? Se avete imparato almeno una cosa da ciò che è successo, allora quella era la ragione per cui l'avete sperimentato. Se mi dicono di non aver imparato nulla, indovina un po'. Dovranno passarci un'altra volta finché non avranno compreso ciò che dovevano imparare. Sono bocciati e devono ripetere l'anno. Non si può passare dall'asilo all'università. Quindi analizzare la vostra vita. Cosa state trattenendo? Cosa non lasciate? Cosa non riuscite a lasciare andare? Non ha più importanza se siete stati abusati e maltrattati da bambini. Cosa avete imparato? Non importa se avete avuto un matrimonio orribile. Lasciatelo andare. Alcuni dei miei pazienti dicono: non posso lasciare andare, non hai la minima idea di cosa mi ha fatto. Trattenere il karma non danneggia nessuno, solo voi stessi. Inoltre continuate a creare dell'altro se non lo lasciate. Per riuscire ad ascendere alla nuova terra dovete lasciare andare, dovete perdonare e dovete restare con la vecchia terra e ripartire da capo. La legge del karma funziona così. È questo ciò che volete? Durante i miei seminari insegno alla gente un esercizio che possono usare per rilasciare il karma. Se non potete parlare con la persona faccia a faccia perché è troppo difficile o perché la persona con cui siete arrabbiati può essere morta ed è impossibile affrontarli, dovete farlo mentalmente. Ricordatevi che quando eravate nel mondo dello spirito, avete pianificato ciò che sapevate di realizzare in questa vita. Avete sottoscritto dei contratti con diverse anime per prendere parte al vostro spettacolo sulla Terra. Alcuni dei vostri peggiori nemici o peggiori sfide durante la vita erano i vostri migliori amici dalla parte dello spirito. Si sono offerti volontari per venire a fare la parte del cattivo sul vostro palcoscenico terrestre. Alcuni di loro sono bravissimi nel loro ruolo. Quindi immaginatevi questa persona nella vostra mente. Ditegli: ci abbiamo provato, ci abbiamo davvero provato, ma ancora non funziona. Io straccio il contratto. Visualizzate voi stessi nell'atto di stracciare e buttare il contratto. Poi guardateli e ditegli: ti perdono, ti lascio andare, ti libero dal contratto. Con amore tu te ne vai per la tua strada. E io andrò per la mia. Non abbiamo più bisogno di restare connessi. Osservate la scena mentre sta succedendo. La cosa più importante qui è essere convinti.
Una volta che avete fatto questo, non avranno più alcun potere su di voi. Ricordatevi, ci vogliono due persone per creare una situazione. Nulla di tutto ciò è facile, ma è essenziale e imperativo se volete scendere dalla ruota e ascendere alla nuova terra. È tutto nelle vostre mani. Io mi fermerei per oggi qui e domani partiamo da qui con questo capitolo. Grazie mille e a domani. Ciao a tutti.